Dopo il primo successo casalingo, il Delfino punta a conquistare la prima vittoria anche lontano dall'Adriatico. Rinfrancati nel morale, i biancazzurri puntano a lasciare il segno all'uscita di Crotone al cospetto di una squadra che, come il Pescara, ha avuto un avvio di stagione sicuramente in salita. In terra calabrese la formazione di Marco Baroni è attesa ad un'immediata conferma dopo il poker inflitto alla Virtus Entella. Ora però il pensiero è solo e soltanto sull'11 di Drago che lo scorso anno inflisse una dura lezione ai biancazzurri. Il Crotone di oggi sembra però lontano parente di quello ammirato qualche mese fa. Il Pescara lo spera e punta al colpaccio nella prima di due trasferte consecutive che vedrà gli Adriatici giocare poi venerdì 17 ottobre in anticipo al Menti di Vicenza. Per la gara dell'uscita il tecnico pescarese dovrà rinunciare ai nazionali Zuparic, Boldor e Bjarnason. Per affiancare Ćosić in difesa avanza la candidatura di Pucino che potrebbe essere così dirottato al centro. Esame Vicenza proprio per la Virtus Lanciano che dopo l'esploa di Cittadella proverà a confermarsi grande con un'altra formazione veneta. Senza il nazionale Cerri, D'Aversa spera di recuperare in difesa Ferrario anche se non sarà facile. Amenta infortunato ma nelle ultime ore hanno accusato problemi fisici anche Vastola, match winner di Cittadella, Bacinovic e Turchi. Quando c'è una vittoria fa sempre bene, abbiamo dato seguito ai risultati, chiaro il bottino pieno ci fa ancora più piacere, specialmente perché è venuta anche dopo una buona prestazione. Sulle marcature dobbiamo migliorare, è un peccato perché stiamo subendo dei gol su evitabili, quindi andiamo a compromettere prestazioni e la professionalità nel far gol con errori, secondo me, di disattenzione che appunto bisogna migliorare. Bisogna pensare partita dopo partita, adesso viene il Vicenza, una squadra che fa della fase difensiva la sua arma migliore e concede poco, quindi dobbiamo essere bravi a non aver fretta e sfruttare quelle occasioni che ci capiteranno, ma soprattutto a non concedere nulla perché, ripeto, è la cosa più importante per qualunque tipo di risultato, bisogna subire meno gol. Ecco. Se vado ad analizzare il nostro percorso fino ad oggi, penso purtroppo deve essere ripetitivo, a parte la partita casalinga col Frosinone dove, ripeto, fino all'infortunio di Stefano c'era una partita secondo me in equilibrio e tutte le altre partite, se devo andare ad analizzare un po' tutte le singole partite devo recriminare sempre magari in difetto, cioè nel senso che avremmo meritato qualcosina in più, a parte Cittadella che secondo me alla fine ci siamo divisi un tempo a testa, quindi sarebbe stato un peccato non vincere per quello che si era fatto il primo tempo, però tutte le altre partite, considerando anche appunto le squadre con cui abbiamo giocato, abbiamo fatto un ottimo cammino. È chiaro che il campionato di Serie B è talmente lungo, siamo adesso a settima giornata, faremo, quindi è ancora presto per dar giudizi, però ripeto, bisogna analizzare ogni singola, affrontare ogni singola partita, cercare di ottimizzare ogni singola partita, poi quale sarà l'obiettivo, quale sarà il risultato finale, lo vedremo alla fine.